troppe ceneri e una scarsa capacità di riscaldare. Un carico di 54 tonnellate di pellet importato dalla Russia è stato sequestrato in dogana dopo gli accertamenti sulla qualità del prodotto, confezionato in sacchi da 15 kg ciascuno, pronti per essere immessi sul mercato italiano. L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Como e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane della sezione territoriale di Montano Lucino. Il carico di pellet arrivato dalla Russia è stato analizzato dai laboratori chimici dell'agenzia per verificare l'eventuale presenza di sostanze nocive e la conformità alle prestazioni energetiche previste dalla normativa di settore. I controlli hanno permesso di accertare che la partita fermata risultava avere un valore di ceneri superiore e una capacità calorica inferiore rispetto a quanto esposto sulle confezioni. Si tratta dei parametri di qualità più importanti nel mercato del pellet e la falsa indicazione dei relativi valori sull'etichettatura configura il reato di frode in commercio. La merce è stata sequestrata e l'importatore, titolare di una ditta individuale attiva nel Comasco, è stato denunciato per tentata frode in commercio. L'attività svolta si inquadra nel sistema dei controlli diretti a contrastare non solo gli illeciti tributari, ma anche per tutelare il mercato legale.